Vince col minimo scarto e salva il Natale la panchina di la terza. Non senza patemi, il Casarano prevale sul Bitonto e avvicina il secondo posto. Un iconeo le tante occasioni sciupate, con carotenuto prodigioso nel recupero, a il pari a Chacon. Manca da due mesi la vittoria in casa il Bitonto. Modesto e Santorubo sanno che la salvezza passa dal pubblico amico e provano il colpo col Casarano. Cambia una pedina in attacco. Resta Palazzo al suo fianco, prima da titolare per vento a discapito di Figliolia, fuori tedesco al pari di Acampora e dello squalificato Gomes. Con una panchina traballante, non ha più margine da erurre la terza. Dopo l'inatteso stop col Manfredonia, Gambino è l'unico superstite nel trio a supporto di Perez. Corvino e Gionai prevalgono infatti su Citro e Falcone. C'è in mediana con Cerutti, come prevedibile. Il palino del gioco è d'appannaggio del Casarano. Al quattordicesimo, Celli raccoglie sul secondo palo, batte Diame, ma non la copertura salva il risultato del difensore. Non fortunato il Bitonto, perde aprire per infortunio. Al suo posto, Spinar, un esterno per un difensore. Neanche il tempo di organizzazione che il Casarano è pronto a colpire al fianco. Nero Verdi pasticcione in uscita, palla recapitata a Perez, Diame in qualche modo si salva. Sul sesto corner a favore ecco il gol, questa volta l'inserimento di Celle è vincente, palla in buca d'angolo e 0-1 alla mezz'ora. Continua a collezionare corner il Casarano, la chance per il raddoppio arriva su punizione ma la parabola di Gionai è fin troppo elaborata. Dura invece 10 minuti scarsi la partita di Espinar, lo spagnolo ex Mandura non ce la fa, problemi a non finire per Modesto, cambio obbligato con De Michele. In avvio di ripetizione Presa, Modesto richiama un anonimo Ventola per Figliolia. L'attaccante si fa subito notare per un tiro ciccato che diventa assist per Muscatiello, carattere tenuto attento, con il portiere 2003, quest'oggi preferito al parietà Pucci. La terza lancia Citro e Falcone e i due danno subito una marcia in più all'attacco salentino. Dialogo nello stretto, ma Diame è reattivo sul tiro ravvicinato dell'ex Fasano. Duello che si ripropone 30 secondi più tardi, ma è il numero 1 nero verde in giornata di grazia. Modesto prova a riprenderla dalla panchina con Sciaccone Mazzarano. Clemente mette alto di poco. Palazzo si libera di Celli ma sbaglia così davanti a caro tenuto. Non a caso l'attacco del Bitonto è il più sterile del campionato. Hanno una voglia matta di pervenire al pari padroni di casa. Botta di Ciaconi in pieno recupero. Caro tenuto vola ripagando la fiducia di la terza e consegnando di fatti tre punti ai suoi. Il Casarano chiude comunque con una vittoria un 2023 troppo a singhiozzo. Lo stesso dicasi per il Bitonto. D'applausi nello scorso campionato. In tremenda difficoltà e penultimo quest'anno. Adesso la pausa. Il set Gennaio il campionato riparte con il girone di ritorno e con Bitonto Angri e Rotonda Casarano.